Si chiama Emergenza Bollette il progetto con cui la Fondazione Tercas si impegna a raddoppiare le somme raccolte dalle associazioni di volontariato impegnate nel sostegno alle persone in stato di fragilità sociale ed economica. L'iniziativa mira a raccogliere donazioni in denaro con conti correnti dedicati da destinare alle famiglie che non riescono a pagare le bollette. È un progetto innovativo che tende a dare una risposta a quella che è l'emergenza bollette, così diciamo l'abbiamo battezzata per rendere comprensibile il concetto a tutti, attraverso l'attivazione di processi virtuosi, quelli tipici della sussidiarietà circolare e del welfare rigenerativo. Abbiamo proposto attraverso un bando alle associazioni del territorio di attivare una raccolta attraverso mezzi tracciabili, quindi un conto corrente o una piattaforma, promettendo di moltiplicare quanto raccolto e che dovrà essere destinato appunto a sostenere le famiglie che vivono l'emergenza bollette. L'iniziativa ispirata a principi di sussidiarietà circolare vuol dare risposta a quella nuova drammatica forma di povertà definita povertà energetica. Il principio di una sussidiarietà che progetta gli interventi con le associazioni del terzo settore che conoscono le realtà e le sostengono in primo luogo. E poi il coinvolgimento della società civile, del mondo economico anche, che oggi è chiamato non tanto a non fare, cioè a non inquinare, a non creare diciamo un lavoro che sfrutti le persone, quanto a fare, cioè a dare una risposta alle esigenze sociali del territorio in cui opera. 5 le associazioni del territorio al fianco della Fondazione per il sostegno alle famiglie fragili e in difficoltà economiche. Fra un mese l'importo sarà rendicontato e la Fondazione Tercas si è impegnata a raddoppiare la somma fino ad un massimo di 5.000 euro per ogni associazione. È una bellissima iniziativa perché ci permette davvero di lavorare in sinergia. Spesso ci rendiamo conto che le associazioni fanno tanto, cercano di impegnarsi come possono, ma a volte le energie vengono disperse di qua e di là. Allora canalizzarle in un'unica iniziativa e vedere davvero i frutti della collaborazione e della sinergia può essere davvero un'esperienza molto positiva per tutta la nostra società.